Apocalisse 1. Rivelazione di Gesù Cristo, affidatagli da Dio per manifestare ai suoi servi ciò che deve avvenire presto. Egli a sua volta, tramite il suo angelo, comunicò al suo servo Giovanni, il quale attesta, come parola di Dio, la testimonianza di Gesù Cristo e tutto ciò che vide. Felice il lettore e gli ascoltatori se osservano le cose ivi scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che deve venire, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito di morto e sovrano dei re della terra. A colui che ci ama, che ci lavò dai nostri peccati nel suo sangue, e che ci fece regno di sacerdoti a Dio e Padre suo, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. Eccolo con le nuvole. Tutti gli occhi lo vedranno, anche quelli che lo hanno trafitto. A causa tua, tutte le razze della terra saranno in lutto. Sì. Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che è, chi era e chi deve venire, il Sovrano. Io, Giovanni, tuo fratello e compagno nella tribolazione, nella regalità e nella pazienza nell'unione con Gesù, ero nell'isola di Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Una domenica fui preso dall'estasi e udii dietro di me una voce forte come una tromba che diceva: scrivi quello che vedi in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Mi voltai per vedere quale voce mi stesse parlando. Quando mi voltai, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno come il figlio dell'uomo, che indossava una lunga veste che gli arrivava ai piedi, con una cintura d'oro intorno al petto. Aveva una testa e capelli bianchi come lana bianca come la neve. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco. I suoi piedi erano come il bronzo fine che ardeva nella fornace. La sua voce era come il suono di molte acque. Nella mano destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca uscì un'affilata spada a doppio taglio. Il suo viso somigliava al sole quando brilla con tutta la sua forza. Vedendolo, sono caduto come morto ai suoi piedi. Ma mi mise la mano destra addosso e disse: non temere. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Perché ero morto, ed ecco, sono di nuovo vivo nei secoli dei secoli, ho le chiavi della morte e la terra dei morti. Scrivi, quindi, ciò che hai visto, sia il presente che il futuro. Questo è il simbolismo delle sette stelle che hai visto nella mia mano destra, e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri, le sette chiese. Apocalisse 2. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: così dice chi tiene le sette stelle nella mano destra, chi cammina tra i sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua opera e la tua pazienza, non puoi sopportare gli empi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Hai perseveranza, hai sofferto per il mio nome e non ti sei perso d'animo. Ma ho contro di te che hai raffreddato il tuo primo amore. Ricorda, dunque, da dove sei caduto. Pentiti e torna alle tue prime opere. In caso contrario, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti penti. Ma questo è un bene. Tu odi le opere dei Nicolaiti, come le odio io. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince darò da mangiare, del frutto,
dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: così dice il primo e l'ultimo, che fu ucciso e tornò in vita. Conosco la tua angoscia e la tua povertà, anche se sei ricco, e anche le calunnie di coloro che si dicono ebrei e non lo sono. Sono solo una sinagoga di Satana. Non temere nulla prima di ciò che soffrirai. In questi giorni il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Avrai tribolazioni per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà danneggiato dalla seconda morte. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: così dice chi ha una spada affilata a 2 tagli. So dove abiti, c'è il trono di Satana. Ma tu ti tieni stretto al mio nome e non hai rinnegato la mia fede, anche in quei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso in mezzo a te, dove abita Satana. Tuttavia, ho qualcosa contro di te, che hai gli aderenti alla dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a far inciampare i figli di Israele, a far mangiare loro carne immolata agli idoli e praticare l'impurità. Anche tu aderisci alla dottrina dei Nicolaiti. Pentiti, perché altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince darò la manna nascosta e gli darò una pietra bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo, che nessuno conosce tranne colui che lo riceve. All'angelo della chiesa di Tiatira scrivi: così dice il Figlio di Dio, i cui occhi sono come fiamme di fuoco e i suoi piedi sono come bronzo finissimo. Conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fedeltà, la tua generosità, la tua pazienza e perseveranza e le tue ultime opere, che superano le prime. Ma ho questo contro di te, che permetti a Jezebel, una donna che si dice profetessa, di sedurre i miei servi e insegnare loro a praticare l'impurità e a mangiare carne immolata agli idoli. Ti ho dato il tempo di pentirti, ma non vuoi pentirti della tua sporcizia. Questa volta la getterò su un letto, e con lei i complici dei suoi adulteri, per soffrire molto la se non si pentono delle loro azioni. Distruggerò i suoi figli con la peste, e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta i reni e i cuori, perché darò a ciascuno di voi secondo le vostre opere. Ma a te e al resto di Tiatira, che non seguono questa dottrina e che non conoscono, come si suol dire, le profondità di Satana, non porrò altro peso. Ma tieni quello che hai finché non vengo. Allora a chi vince, a chi compie fino in fondo le mie opere, darò potere sulle nazioni pagane. Li governerà con uno scettro di ferro, come un vaso d'argilla è rotto, così come io stesso ho ricevuto potenza dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lettera alla chiesa di Sardi. Capitolo 3. All'angelo della chiesa che è in Sardi scrivi: così parla colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Conosco il tuo comportamento, passi per vivo, ma sei morto. Svegliati, ravviva ciò che ti è rimasto della vita e ciò che sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda come hai accolto la parola. Conservalo e pentiti. Perché se non guardi, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora ti sorprenderò. A Sardi, però, alcuni di voi non si sono macchiati le vesti, mi accompagneranno, vestiti di bianco, perché sono degni. Il vincitore sarà vestito di bianche vesti,
Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma gli renderò testimonianza davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lettera alla Chiesa di Filadelfia. All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: così dice il Santo, il vero, che detiene la chiave di Davide. Se apre, nessuno chiuderà, e se chiude, nessuno aprirà. Conosco il tuo comportamento. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Anche se hai poca forza, hai mantenuto la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Costringerò quelli nella sinagoga di Satana, dicono di essere ebrei, ma non lo sono. Sono bugiardi, li costringerò a cadere ai tuoi piedi e riconoscere che ti ho amato. Poiché hai mantenuto la mia parola di pazienza, ti custodirò anche dall'ora della prova che cadrà sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto, tieni stretto ciò che hai, perché nessuno ti prenda la corona. Del vincitore farò una colonna nel tempio del mio Dio, non si allontanerà mai di là, e io inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che discende dal cielo dal mio Dio, insieme al mio nuovo nome. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lettera alla Chiesa di Laodicea. All'angelo della Chiesa che è in Laodicea, scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele e vero, l'inizio della creazione di Dio. Conosco il tuo comportamento, non hai né freddo né caldo, vorrei che tu avessi freddo o caldo. Quindi, poiché sei tiepido, né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Pensi di essere ricco, di essere diventato ricco e di non aver bisogno di niente. Allora non vedi che sei infelice, miserabile, povero, cieco e nudo? Ti consiglio di comprare da me oro purificato nel fuoco per arricchirti, abiti bianchi da indossare e nascondere la vergogna della tua nudità e anche unguento per ungerti gli occhi e ridare la vista. Rimprovero e correggo coloro che amo. Recuperate dunque l'ardore e pentitevi. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Chi vince, lo farò sedere con me sul mio trono, come io stesso ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Visione del trono di Dio e adorazione celeste. Capitolo 4. Dopo di ciò ebbi una visione. C'era una porta aperta nel cielo, e la voce che avevo udito prima di parlarmi come una tromba mi disse: vieni quassù, e ti mostrerò le cose che devono accadere dopo. Immediatamente fui preso dall'estasi. C'era un trono posto in cielo e qualcuno seduto sul trono. Colui che sedeva aveva l'aspetto di diaspro e corniola. C'era un arcobaleno intorno al trono come uno smeraldo. Intorno al trono c'erano 24 troni, sui quali sedevano 24 anziani, vestiti di bianco, con corone d'oro sul capo. Dal trono vennero lampi, voci e tuoni, e davanti a lui brillarono 7 lampade, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono c'era una specie di mare limpido, trasparente come il cristallo. Al centro e intorno al trono c'erano 4 esseri viventi, pieni di occhi davanti e dietro. Il primo essere vivente era come un leone, il secondo essere era come un toro, il terzo essere vivente aveva un viso simile a quello di un uomo, il quarto essere vivente era come un'aquila in volo. I 4 esseri viventi, ciascuno con 6 ali, erano pieni di occhi intorno e dentro. E non cessarono di ripetere giorno e notte: Santo,
Santo, Santo, Signore, Dio, Sovrano dell'universo, che era, chi è e chi deve venire. E ogni volta che quegli esseri viventi rendevano gloria, onore e rendimento di grazia a colui che sedeva sul trono e che vive nei secoli dei secoli, 10 e 24 anziani si prostravano davanti a colui che sedeva sul trono, per adorare colui che vive nei secoli. Secoli e secoli, e gettarono le loro corone davanti al trono, dicendo: Tu sei degno, o Signore e nostro Dio, di ricevere gloria, onore e potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà sono state create ed esistono. Il libro sigillato e l'agnello. Capitolo 5. Nella mano destra di colui che sedeva sul trono vidi un libro, scritto su entrambi i lati e sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente, che proclamava a gran voce: Chi è degno di aprire il libro e di spezzarne i sigilli? Ma nessuno poteva, né in cielo né in terra né sottoterra, aprire il libro o guardarlo. Ho pianto molto, perché nessuno è stato trovato degno di aprire il libro o di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: Non piangere, il leone della tribù di Giuda, radice di Davide, ottenne la vittoria per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Allora vidi, in piedi tra il trono e le 4 creature viventi, e in mezzo agli anziani, un agnello come se fosse immolato. Aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio inviati su tutta la terra. Poi venne a ricevere il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando lo ebbe ricevuto, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro piene di profumo, che sono le preghiere dei santi. Cantarono un nuovo cantico, dicendo: Tu sei degno di ricevere il libro e di aprirne i sigilli, poiché sei stato immolato e sei stato riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni razza e lingua e popolo e nazione, e tu li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, perché regni sulla terra. E nella mia visione udii anche la voce di una moltitudine di angeli che circondavano il trono, gli esseri viventi e gli anziani. Erano miriadi di miriadi e migliaia di migliaia. Gridarono a gran voce: L'agnello immolato è degno di ricevere potenza, ricchezza, saggezza, forza, onore, gloria e lode. Allora udì che tutte le creature in cielo e sulla terra e sotto la terra e nel mare, e ogni cosa in esse, proclamavano: A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza per sempre e mai. E i 4 esseri viventi dissero: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. L'agnello apre i primi 4 sigilli, i 4 cavalieri. Capitolo 6. Vidi quando l'agnello aprì il primo dei 7 sigilli. Ho sentito il primo dei 4 esseri viventi gridare con una voce come un tuono: Vieni! E ho visto un cavallo bianco. Il cavaliere aveva un inchino, gli fu data una corona, ed egli andò da vincitore, e tuttavia da conquistare. Quando ha aperto il secondo sigillo, ho sentito il secondo essere vivente dire: Vieni! Poi è uscito un altro cavallo, rosso. A chi lo cavalcava fu dato il potere di bandire la pace dal paese, affinché gli uomini si uccidessero a vicenda, e gli fu data una grande spada. Quando ha aperto il terzo sigillo, ho sentito la terza creatura vivente gridare: Vieni! E ho visto un cavallo nero. E chi lo cavalcava aveva in mano una bilancia. Allora udii una voce provenire in mezzo ai 4 esseri viventi, che diceva:
un litro di grano per un denaro e 3 litri d'orzo per un denaro. Non nuocere né al vino né all'olio. Quando aprì il quarto sigillo, udì il grido della quarta creatura vivente, che disse: «Vieni!» E ho visto un cavallo verdastro. E chi lo cavalcava era chiamato morte, e la dimora dei morti lo seguì. E gli fu dato il potere su una quarta parte della terra, di distruggere con la spada, con la carestia, con la pestilenza e con le bestie feroci della terra. Il quinto sigillo. La preghiera dei martiri. Quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati sacrificati a causa della parola di Dio e della testimonianza che avevano reso. Gridarono a gran voce: «Fino a quando, o santo e vero Signore, tarderai a fare giustizia e a vendicare il nostro sangue contro gli abitanti della terra?» Poi fu data a ciascuno di loro una veste bianca, e fu detto loro anche di avere un po' di pazienza, finché non fosse completato il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Il sesto sigillo. Vidi quando aprì il sesto sigillo, vi fu un violento terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come i fichi acerbi che il fico lascia cadere quando è scosso dalla tempesta. Il cielo si è ritirato come un fagotto arrotolato, e tutte le colline e le isole si sono mosse dai loro luoghi. Allora i re della terra, i nobili, i comandanti, i ricchi, i potenti, tutti insomma schiavi o liberi, andarono a nascondersi nelle caverne e tra le rocce dei monti, dicendo ai monti e alle rocce: «Caduta su di noi e nascondici dal volto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Poiché è giunto il gran giorno della sua ira, e chi potrà resistere?» La moltitudine degli eletti. Capitolo 7. Dopo di ciò vidi 4 angeli, in piedi ai 4 angoli della terra, che reggevano i 4 venti della terra, affinché nessun vento soffi sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo salire da oriente, portando il sigillo del Dio vivente. A gran voce gridò ai 4 angeli ai quali era stato dato il potere di danneggiare la terra e il mare: «Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non avremo suggellato la fronte dei servi di il nostro Dio». E udii il numero di quelli che erano stati segnati. Erano 144.000, di tutte le tribù degli Israeliti. Della tribù di Giuda 12.000, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Aser 12.000, della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasse 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issacar 12.000, 12.000 della tribù di Zabulon, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000. Il trionfo degli eletti in cielo. Dopodiché vidi una grande moltitudine che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianco e tenendo i palmi delle mani, e gridavano ad alta voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono, e all'agnello». E tutti gli angeli si radunarono attorno al trono e gli anziani e le 4 creature viventi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio, dicendo: «Amen». Al nostro Dio appartengono lode, gloria, saggezza, ringraziamento, onore, potenza e forza nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani venne da me chiedendomi:
Chi sono queste persone che sono vestite di bianco e da dove vengono? Gli ho risposto, mio signore, lo sai. Poi mi spiegò, questi sono quelli che sono usciti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche nel sangue dell'agnello. Perciò stanno davanti al trono di Dio, servendolo notte e giorno nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà su di loro la sua tenda. Non avranno più né fame né sete, né il sole li affliggerà, né alcun calore, perché l'agnello che è in mezzo al trono sarà il loro pastore e li condurrà a sorgenti d'acqua viva. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Il settimo sigillo. Capitolo 8. Quando aprì il settimo sigillo, ci fu silenzio in cielo per circa mezz'ora. E vidi i sette angeli in piedi davanti a Dio, furono date loro sette trombe. Un altro angelo venne a stare vicino all'altare, con un turibolo d'oro. Gli diedero molti profumi perché li potesse offrire con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro davanti al trono. E dalla mano dell'angelo si levò il fumo dei profumi davanti a Dio con le preghiere dei santi. Allora l'angelo prese il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Poi ci furono tuoni, grida, fulmini e terremoti. Le prime sei trombe. I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonarle. Il primo squillò. Allora grandine e fuoco mescolati a sangue caddero sulla terra. Un terzo della terra è bruciato, un terzo degli alberi è bruciato e ogni erba verde è bruciata. Il secondo angelo ha giocato. E qualcosa come un grande monte ardente fu gettato nel mare, e la terza parte del mare si trasformò in sangue. Così morì la terza parte degli esseri viventi che vivono nel mare, e la terza parte delle navi fu distrutta. Il terzo angelo suonò. Allora una grande stella cadde dal cielo, ardente come una torcia, e cadde su un terzo dei fiumi e sulle fontane. Il nome della stella è Cassenzio. Un terzo dell'acqua si trasformò in assenzio e molte persone morirono a causa di queste acque, che divennero amare. Il quarto angelo suonò. Allora fu raggiunto un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo delle stelle. La terza parte di esse si oscurò, e giorno e notte persero un terzo della loro luce. Vidi e udì un'aquila volare in mezzo al cielo e gridare ad alta voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra, a causa delle ultime trombe che suoneranno i tre angeli. La quinta tromba. Capitolo 9. Il quinto angelo suonò. Poi vidi una stella caduta dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo senza fondo. Aprì il pozzo senza fondo, e da esso si levò del fumo, come quello di un'immensa fornace, così che il sole e l'atmosfera si oscurarono. E dal fumo uscirono le locuste, che si sparsero sulla terra, e fu data loro una potenza simile a quella degli scorpioni della terra. Fu loro comandato di non danneggiare la vegetazione, né le piante, negli alberi, ma solo agli uomini che non avevano il sigillo di Dio sulla fronte. Fu concesso il permesso di non ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. Il dolore che provocano è simile a quello di una puntura di scorpione in una persona. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Vorranno morire, ma la morte fuggirà da loro. L'aspetto di quelle locuste era come cavalli preparati alla guerra. Sulle loro teste sembravano esserci corone d'oro, e i loro volti erano come volti umani. Avevano i capelli come i capelli delle donne. I suoi denti erano come denti di leone. Avevano corazze come il ferro.
e il rumore delle loro ali era come il rumore dei carri con molti cavalli che corrono in battaglia. Avevano code come scorpioni, con pungiglioni, e nelle loro code si trova il loro potere di torturare gli uomini per 5 mesi. Davanti a lui, come re, avevano l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Il primo guaio è passato, dopo di lui vengono 2 guai. La sesta tromba. Il sesto angelo suonò. Allora udì una voce dai 4 corni dell'altare d'oro posto davanti a Dio. Disse al sesto angelo che portava la tromba: sciogli i 4 angeli che sono legati dal grande fiume Eufrate. Allora furono liberati i 4 angeli che erano pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Il loro esercito era di 200 milioni di cavalieri, ne ho sentito bene il numero. Così apparvero alla mia visione i cavalli e i loro cavalieri, indossavano corazze di fuoco, giacinto e zolfo. Le teste dei cavalli erano come quelle dei leoni e dalle loro bocche uscivano fuoco, fumo e zolfo. Poi un terzo degli uomini fu ucciso da questi 3 flagelli, fuoco, fumo e zolfo che uscivano dalla bocca dei cavalli. Perché il potere dei cavalli è nelle loro bocche e anche nelle loro code, poiché hanno, come serpenti, teste che usano per infliggere danno. E il resto degli uomini che erano sfuggiti a questi flagelli non si pentirono delle opere delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni, quegli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono vedere, né udire né camminare. Ne furono convertiti dai loro omicidi, incantesimi, impurità e furti. L'angelo e il libricino. Capitolo 10. Poi vidi un angelo potente discendere dal cielo, avvolto in una nuvola. Sopra la sua testa c'era un arcobaleno. Il suo viso era come il sole e le sue gambe erano come colonne di fuoco. Aveva un libro aperto in mano. Posò il piede destro sul mare, il sinistro sulla terra, ed emise un grido forte come il ruggito di un leone. Quando gridò, i 7 tuoni fecero risuonare le loro voci. E quando risuonarono i 7 tuoni, stavo per scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi diceva: tenete segrete le parole dei 7 tuoni e non scriverle. Allora l'angelo, che avevo visto in piedi sul mare e sulla terra, alzò la mano destra al cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato il cielo e ciò che contiene, terra e terra che esiste in esso, il mare e ciò che contiene. Non c'è più tempo. Ma nei giorni in cui il 7° angelo sarà udito, quando comincerà a suonare la tromba, allora il mistero di Dio sarà compiuto, secondo la buona novella che ha dato ai suoi servi, i profeti. Allora la voce dal cielo, che avevo udito, mi parlò di nuovo e mi disse: va, prendi il piccolo libro aperto dalla mano dell'angelo che sta sul mare e sulla terra. Allora andai a chiedere all'angelo di darmi il libricino. Mi disse: prendilo e divoralo. Ti renderà amaro lo stomaco, ma in bocca sarà dolce come il miele. Ho ricevuto il libricino dalla mano dell'angelo e l'ho divorato. In bocca era dolce come il miele, ma quando ho finito di divorarlo mi ha fatto male lo stomaco. Allora mi fu detto: devi profetizzare ancora contro una moltitudine di popoli, nazioni, lingue e re. I 2 testimoni. Capitolo 11. Allora mi fu data una canna come una verga, e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio, l'altare e gli adoratori che sono là. Quanto al cortile esterno del tempio, lascialo fuori, non misurarlo, perché è stato dato alle pagane. Calpesteranno la città santa per 42 mesi.
ma comanderò ai miei due testimoni di profetizzare vestiti di sacco per 1260 giorni. Sono i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della Terra. Se qualcuno vuole far loro del male, un fuoco uscirà dalla sua bocca per divorare i suoi nemici. E se qualcuno vuole far loro del male, deve morire così. Hanno il potere di chiudere il cielo in modo che non cada pioggia durante il tempo della loro missione profetica. Hanno anche il potere sulle acque, per trasformarle in sangue, e il potere di punire la terra con ogni sorta di flagelli, tutte le volte che vogliono. Ma quando avranno finito di testimoniare, la bestia selvaggia che sale dall'abisso farà loro guerra, li sconfiggerà e li ucciderà. E i loro cadaveri giaceranno sulla strada della grande città, chiamata simbolicamente Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. E persone di tutti i popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro corpi per 3 giorni e mezzo senza che vengano seppelliti. Gli abitanti della terra si rallegrano di questo, si rallegrano e si scambiano doni, poiché questi due profeti tormentavano gli abitanti della terra. Ma quando furono trascorsi 3 giorni e mezzo, un soffio di vita mandato da Dio entrò in loro, e si alzarono, e un grande terrore colse quelli che li guardavano. Poi udirono una voce forte gridare loro dal cielo: «Vieni quassù!» E salirono al cielo in una nuvola, agli occhi dei loro nemici. In questo momento ci fu un violento terremoto e una decima parte della città crollò e 7.000 persone morirono nel terremoto. I superstiti, presi dalla paura, diedero gloria al Dio del cielo. Il secondo guai passò, il terzo arriverà presto. La settima tromba. Il settimo angelo suonò. Poi dal cielo voci forti gridarono: «La regalità del mondo è passata ora al nostro Signore e al suo Cristo. Regnerà nei secoli dei secoli». E i 24 anziani, che sono seduti sui loro troni davanti a Dio, si prostrarono per adorare Dio, dicendo: «Ti rendiamo grazie, Signore, Dio sovrano dell'universo, che è e che era, perché hai assunto il tuo immenso potere per stabilire il tuo regno». Le nazioni si erano infuriate, ma la tua ira è venuta, e il tempo che i morti siano giudicati e che siano ricompensati i tuoi servi, i profeti, i santi e quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi. È giunto il momento di sterminare coloro che distruggono la terra. La donna e il drago. Allora si aprì il tempio di Dio, che è nel cielo, e in esso apparve l'arca della sua alleanza. C'erano fulmini, rumori, tuoni, terremoti e forti grandinate. Capitolo 12. Un grande segno apparve in cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e urlava di dolore, ansiosa di partorire. Ancora un altro segno apparve in cielo, un enorme drago, color del fuoco, con 7 teste e 10 corna, e sulle sue teste 7 diademi. La sua coda trascinò un terzo delle stelle fuori dal cielo, scagliandole a terra. Il drago si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per ingoiare il suo bambino appena nato. Ha dato alla luce un figlio, un ragazzo, colui che regnerà tutte le nazioni con uno scettro di ferro. Ma suo figlio fu rapito a Dio e al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché la potesse essere nutrita per 1260 giorni. Ci fu poi una battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il drago. E il drago combatté con i suoi angeli, 8 ma furono sconfitti e scacciati dal cielo. E l'enorme drago, l'antico serpente,
Il diavolo o Satana, come viene chiamato, l'ingannatore di tutto il mondo, fu scagliato sulla terra e i suoi angeli furono scagliati con lui. Allora udì una voce forte dal cielo che proclamava: «Ora è venuta la salvezza, e la potenza e la regalità del nostro Dio, e l'autorità del suo unto, perché l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte, è stato scacciato. Ma lo hanno vinto con il sangue dell'agnello e con la parola che hanno testimoniato, perché hanno disprezzato la propria vita fino alla morte. Rallegratevi dunque, o cieli e loro abitanti! Guai a te, terra e mare, perché il diavolo è sceso su di te, con grande ira, sapendo che ha poco tempo. Vedendosi gettato a terra, il drago si lanciò all'inseguimento della donna che aveva partorito il bambino. Ma le furono date le due ali della grande aquila per volare nel deserto, al suo rifugio, dove, lontana dal serpente, doveva essere nutrita per un tempo, per volte e per metà. Il serpente allora vomitò dalla sua gola come un fiume d'acqua dopo che la donna la trascinò nelle sue acque. Ma la terra venne in aiuto alla donna, aprendo la bocca, ingoiò il fiume sgorgato dalla bocca del drago. Poi, furioso contro la donna, il drago andò in guerra contro il resto dei suoi figli, coloro che osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù. E sono rimasto sulla spiaggia del mare.